Ciao ragazze, finalmente eccomi qui a girarvi il video haul del Cosmo Prof. Mi dovete scusare se ci ho messo un po' di tempo a girare questo video, ma davvero non ho avuto proprio modo per via del lavoro di girarvi questo video haul che mi avete richiesto in tantissime. Comunque oggi è domenica, come tutte le domeniche io giro video registro e eccomi qui a mostrarvi il mio haul succoso del Cosmo Prof, sia di prodotti che ho acquistato io, sia di omaggi che mi sono stati dati dagli stand, dagli espositori. E nulla, volevo salutare la mia compagna di fiera, Federica, ovvero Dery Bruno, che è venuta con me quest'anno in fiera. Ci siamo divertite tantissimo, ma anche tutte le youtuber che ho conosciuto quest'anno al Cosmo Prof, che è stato davvero molto molto bello anche a livello umano, perché ho conosciuto tante ragazze che seguo davvero con piacere. In particolare, non voglio fare un torto a nessuno, però io, raga, ci sono delle youtuber, diciamo, che prediligo. Seguo tantissimo a Chiara, Bambola Malefica, che ho avuto modo di conoscere. Raga, e Chiara è una figa assurda, cioè aveva dei trucchi davvero spettacolari. E la bellissima Elena Surgery Makeup, che seguo principalmente su Instagram, e vederla dal vivo mi ha fatto mi è venuto tipo un tonfo al cuore, perché davvero è stupenda, raga, davvero stupenda. Fa dei trucchi davvero paurosi, perché io l'ho vista dal vivo e vi posso assicurare che non modifica un cazzo di niente, come alcune persone hanno voluto insinuare, che lei modifica le sue foto su Instagram dei suoi trucchi. Non è proprio vero, perché io gliele ho viste dal vivo e sono paurosi, davvero paurosi. Poi ho conosciuto Eleonora, Eleonora Manni, Gloria Fair, Otta Makeup, insomma tante tante ragazze molto molto carine che saluto tutte, e mi ha fatto davvero molto molto piacere conoscerle. Anche Matilde Fairy Kay. E nulla, inizio subito perché sennò, raga, non ce la possiamo mai fare per tutta la roba. Allora, non ho suddiviso un cazzo di niente, cioè è quello che pesco, vi faccio, insomma, vi faccio vedere. Allora, sono passata da Divage, che è un brand nuovo che è approdato in Italia da poco, cioè è un brand già conosciutissimo all'estero, però in Italia, diciamo, è approdato da poco. Ci eravamo sentiti su Facebook con l'azienda, mi avevano detto se passavo in fiera che mi davano, diciamo, un pacchettino con alcuni prodotti loro per testarli, per provarli, per poi recensirveli, ed eccolo qua. Raga, non so veramente dove cacchio devo mettere le robe. Comunque vi faccio vedere il pacchettino in questione. È un sacchettino, si è rotto. Vabbè, è un sacchettino, diciamo, di tulle nero con il nastrino. E all'interno ho trovato vari prodottini. Allora, vi faccio vedere questi due prodotti che già ho provato, e sono il fondotinta Velvet Stay Matte e la sua cipria, la Velvet Powder. Davvero buonissimi, mi hanno fatto subito un'ottima impressione, soprattutto per quanto riguarda il fondo, perché è il mio stesso colore, diciamo, ed è, se non sbaglio, la colorazione Sand, credo. La numero 03 non ha un nome, comunque è davvero il mio colore. La cipria è un pochettino chiarina per me, però diciamo non importa, la riesco, diciamo, a miscelare bene e non si nota molto il fatto che è così chiara, ma la posso anche utilizzare per l'highlighting e per il contouring, non mi faccio problemi. Poi, sempre in questo sacchettino, ho ricevuto un gloss rosa. Raga, veramente sto qua fino a domani. Se vi può interessare qualche prodotto nello specifico, me lo lasciate scritto giù nei commenti e vi faccio un video proprio apposta, con tanto di sboccio, di applicazione, insomma, quello che... Tanto il rossetto, perché è matte, ed è cioè è un satin, qui dice, però è matte una volta svocciato, ed è questo test è servito alla vendita, purtroppo non sta scritto il colore. Playgirl, numero 3413. Comunque è il Playgirl, ed è questo bellissimo fucsia accesissimo, che dalla webcam sembra rosso, ma in realtà è un fucsia acceso. Sono
e ha un odore buonissimo. Poi, sempre nel pacchettino, ho trovato un mascara che si chiama Tube Your Lashes ed è un volume, un mascara volume. Poi un ombrettino tipo marble con il rosa e il grigio e una matita labbra. Questa qui si chiama, non ha un nome specifico, è la 2201, un bellissimo diciamo rosa carne. E poi una matita occhi verde ed è la numero 05 della linea Metallic, un verde metallizzato. Sono stati davvero molto carini allo stand. Abbiamo dato un'occhiata a questo nuovo brand che secondo me promette molto molto bene. In particolare il rossetto, raga, mi ha stupito perché ho fatto lo swatch sulla mano, cioè per togliersi ci è impiegato tipo 2 giorni, con tutto che ho usato le salvettine, ho lavato le mani, davvero molto molto resistente. Infatti non vedo l'ora di provarlo. Per ora ho provato soltanto il oddio, il fondotinta e la cipria. Poi oddio santo, vabbè, questo me lo metto qua in modo perché già ve l'ho fatto vedere, se no davvero non riesco. Poi siamo passati da Zoeva che ci hanno dato una busta che è questa qui con all'interno il catalogo di Zoeva, una bottiglina d'acqua con scritto Zoeva e una matitina. La grafica AI, la mia è nella colorazione quella viola comunque, che hanno avuto anche altre ragazze. Federica l'ha avuta marrone, io ce l'ho viola, metallizzata e non vi so dire il nome, raga, c'è il numero. Non sta scritto. Comunque è questo bellissimo viola, pieno zeppo di micro glitter ed è super super resistente perché Federica già l'ha provata ed è rimasta tipo sbigottita. E poi siamo passate dallo stand di NYX, ci siamo messe un pochettino a parlare con il ragazzo, gli abbiamo spiegato insomma che noi seguivamo con piacere il loro brand, siamo andati diciamo siamo andati a vedere dal vivo i prodotti nuovi che NYX ha introdotto nella sua gamma insomma di prodotti e poi il ragazzo è stato così gentile da omaggiarci a me di un matitone che è il Chunky Dunk. È un matitone, diciamo, sheer nella colorazione Rum Punch ed è lo 03. Molto molto carino perché l'ho messo in albergo la sera ed è anche abbastanza resistente. Vedete? Molto molto carino. Anche primaverile come colore. Mi piace tanto, davvero è stato molto gentile. Noi non ci aspettavamo assolutamente nulla da NYX. E invece è stato molto carino. Federica, se non erro, ci ha omaggiato tipo di un rossetto, non mi ricordo. Comunque è stato davvero gentilissimo. Bene, adesso posso togliere la bustina della Divacio perché vi ho fatto vedere che cosa c'era all'interno. Ok. Poi un'altra bustina ed è la Collection Professional. Sono passata da loro, cioè Collection Professional per modo di dire perché ci stanno anche altre cose all'interno. Comunque vado, vi faccio vedere prima le cose della Collection, che sono passata da loro perché volevo vedere i nuovi prodotti e volevo comprarmi alcuni prodotti che mi hanno sempre incuriosito, dei prodotti che io già avevo provato e che mi piacciono particolarmente. Infatti ho preso il fondotinta che mi vedete su, che è il Comfort Face. Me l'hanno chiesto un sacco di ragazze sul gruppo di MAC, Italian Fanpage, ed è questo, raga, perché alcune ragazze mi seguono, di questo marchio qui, Collection Professional, ed è il Comfort Face numero 04 nella colorazione Sand. Ovviamente fa anche altre colorazioni, io ho preso il mio colore, ed è fatto in questo modo, è compatto, cremoso, vedete, è sporchissimo perché l'ho utilizzato anche per questo trucco, dentro porta la spugnettina che io utilizzo con la spugnettina, che è davvero molto valida come applicatore e davvero molto molto buono. La collection è stata così gentile da farmi tutto a metà prezzo in quanto blogger, quindi non vi so dire quanto ho pagato tutti, cioè, i prodotti singolarmente al 50%, però in totale ho speso 13 euro ed è stato davvero molto molto gentile.
E poi ho preso una matita nera, mia mamma e mia sorella, perché mi hanno fatto due palle appese. C'era anche un'altra cosa, raga. C'era anche un'altra matita che secondo me l'ho posata oppure l'ho buttata da qualche parte qua dentro e non trovo più. No, raga, non la trovo. Comunque, oltre, vabbè, a questa matita qui, labbra, perché mi trovo molto bene con le matite labbra della Collection Professional, ho preso la numero 19 Cherry Marmalade e un'altra nude, che è la 02 Shine, mi pare, che l'ho messa ieri con la tinta di La Splash. E poi, vabbè, ho preso la cosa a mia madre, la matita nera a mia madre, e da collection si può, diciamo, concludere qui, il video haul. Volevo farvi vedere anche la matita quella là, nude, però non la trovo, l'avrò messa a posto, che non si spiega. Comunque sì, l'avrò messa a posto. Poi ho preso da V7, c'era la promozione 5 pezzi 10 euro e io ho preso per me solo questo pennellone perché poi da V7 ho fatto vari regalini e questo pennellone raga è spettacolare, cioè è enorme, ve lo devo far vedere assolutamente. Guardate qua, è di un morbido che è qualcosa di assurdo. Da notare il manico gigantesco, però è stupendo. Pesa un quintale, però davvero è di un morbido esagerato, veramente stupendo. Molto molto carino. E poi vabbè, ho preso vari regalini alla mia amica, mia madre, mia sorella, insomma, varie cose. Federica mi ha regalato un rossetto, la mia amica Fede. Questo rossetto qui di V7, che è il matte lipstick Cocco Kiss, davvero un colore stupendo. La ringrazio tanto a Fede perché io come una cazzona non li avevo visti. E Federica me l'ha regalato, troppo troppo carina. Poi ho preso un mega matte lips di questo colore tipo fragola, diciamo, e si chiama Oddball come colore. Questo anche per me. E poi che cos'altro c'è qui? In un altro stand nei padiglioni cinesi ho comprato questo pennello per 5 euro. Vedete quanto è bello e morbidissimo. Sempre sulla falsariga di questo V7, in miniatura però. E l'ho pagato 5 euro, mi sa che ve l'ho detto. La marca è Sofil. Molto molto carino, morbidissimo, cicciottone, niente, molto molto bello. Poi siamo passati dallo stand di Color Secret Professional e ci ho mangiato di queste ciglia finte che io ho già utilizzato ieri e che mi avete già visto, insomma. Ed è questa, diciamo, la confezione è stata molto molto gentile la ragazza. Poi siamo passati per uno stand nel padiglione 30 che vendeva chia finte ed era un produttore cinese. Praticamente abbiamo scoperto in fiera, veramente la scoperta, non lo so se dell'acqua calda oppure non lo so. Comunque questo produttore di chia finte è anche il produttore delle ciglia di Kim Kardashian, della Chroma Beauty praticamente. Infatti ho comprato queste chia finte a 1 euro. Della Chroma Beauty con all'interno un ombrettino che uno tra questi non mi ricordo quale, non scrivo un cazzo di niente e li ho già messi, sono un po' rigide, penso che devono prendere bene la forma, però non sono male, sono quelle che si applicano solo alla fine. Per 1 euro le ho volute provare anche perché sono quelle lì delle Kardashian, questa marca è tanto rinomata in America e le ho volute provare. Poi sono passata dallo stand di Prestige e dalla Studio Makeup che già c'ero passata l'anno scorso, però quest'anno non mi sconquifferava nulla e quindi non ho comprato nulla se non questo Brown Perfection, questo diciamo gel rivitalizzante per sopracciglia che tra l'altro non ho messo e dopo mi devo mettere. Davvero molto molto buono, pettina bene le ciglia, le fissa bene e all'interno contiene, mi sono conservata la carta per dirvelo, gli estratti di olio d'oliva, è un rivitalizzante, diciamo pettina le ciglia e le fissa e non è una formula quelle lì a zeccose.
E insomma, questo qui sempre l'ho pagato, mi pare intorno ai 5 euro, dove ho visto allo stand un ragazzo con uno stile raga pauroso. Cioè, io quando l'ho visto si è fermato l'orologio, davvero assurdo, bellissimo, troppo troppo bello. E va bene. Poi sono passata l'ultimo giorno dallo stand di La Splash dove io ho saccheggiato, dove io l'ho saccheggiato, si può dire, perché mi sono comprata tipo 6 tinte. La signora poi mi ha preso in simpatia perché io si può dire che sono andata in fiera solo per loro. Gli ho spiegato che comunque li seguo tipo stalker su Instagram, metto mi piace a ogni loro foto, ogni loro prodotto perché è un brand che io adoro, adoro, adoro. Infatti la tinta che mi vedete su è la loro. E la signora poi l'ultimo giorno, perché aveva finito tutte le tinte, ne avevo vista una la mattina presto, con una cretina non me la sono presa, perché il giorno prima l'ultima tinta che c'era disponibile la signora me l'ha fatta a 5 euro. Poi c'era un cristiano, un cinese, e ha detto no, la vendiamo a 15 euro. Ho detto scusami, ma come? Ieri ne ho comprate 5 e ne ho pagate 10 euro. Una me l'avete fatta a 5, poi me la volete fare a 15 euro e quindi non l'ho comprata. Poi ho rosicato perché la volevo e sono andata a comprarmela anche per 15 euro, me la sarei andata a prendere. Era finita, la signora mi ha riconosciuto perché io gli ho fatto una testa tanta di tutti i complimenti perché davvero la Splash, cioè i prodotti loro io li adoro, e mi ha regalato un rossetto ed è quei rossetti con il packaging trasparenti. Molto molto bellino, è un tipo magenta, molto molto bello, veramente molto molto carino, è uno sheer e niente, mi ha fatto piacere che si è ricordata di me e mi ha fatto questo omaggino l'ultimo giorno. Bene, questa è un'altra bustina che abbiamo fatto vedere, raga, 17 minuti, cioè, e io non vi ho fatto vedere un cazzo di niente, si può dire. Poi, oddio, siamo passati da Sebastiano, che ringrazio perché mi ha riconosciuto dall'anno scorso, e ci ha omaggiato di una pochette piena di prodotti Absolute New York e Nika Kay. E vi faccio vedere velocemente che cosa mi ha regalato. Mi ha regalato questa palettina qua della Nika Kay, un quad con tutti gli ombretti shimmer. Poi, ragazzi, vi faccio vedere meglio le cose. Un blush color pesca stupendo, sempre della Nika Kay, con lo specchiettino su, packaging delizioso. Un rossetto rosso della linea Ultra Stick della Nika Kay. È Nika Kay? Sì. Poi due matite waterproof, sia una nera e una marrone dell'Absolute New York che io ho visto su Instagram e sono paurose. Infatti, ieri l'ho provata come eyeliner e dà una scrivenza, raga, assurda, si ferma l'orologio. Un correttore a matitone della Nika Kay, me lo stavo dando anche nell'occhio. Un primer dell'Absolute New York per occhi. Un rossettino della Nika Kay, la linea Ultra Sleek. Un gloss dell'Absolute New York, il Mood Lip Gloss. Una base bianca e cremosa per far esaltare di più il colore degli ombretti, sempre della Nika Kay. E poi un prodottino che io e Federica, quando ce l'hanno fatto il primo giorno in fiera, siamo impazzite. E si chiama Beauty Mark, Beauty Stamp for Face and Body. Praticamente è un aggeggino fatto a pennarello con la forma di cuoricino. Ma me lo faccio qua, tanto. Vedete? A noi ci avevano fatto le stelline, però le stelline ce n'erano praticamente soltanto due, non ce lo poteva regalare. In verità io sono andata lì per comprarmelo, però Sebastiano ce l'ha voluto regalare, ci ha regalato il cuoricino che comunque è carino. E praticamente, ragazzo, coso dura un botto, fa l'effetto sul corpo. Io l'ho provato qua l'altra sera, tipo tatuaggio, è davvero molto molto carino. Ed è un prodotto dell'Absolute New York che presto sarà un brand che arriverà in Italia. Per quello che ho capito e che ci ha spiegato, e questi diciamo sono stati gli omaggini da parte di Absolute New York e Nika Kay. Bene,
Poi all'interno qui che cosa ho? Sono tutte in brochure, tipo. Sì, allora ci sono qui due maschere della Montagne Ness che passavi dal loro stand e ti davano queste maschere. Ok. No, qua abbiamo terminato. La maschera delle Montagne Ness ve l'ho fatta vedere. Poi sono passata a uno stand che vendeva prodotti, diciamo, per capelli e ho acquistato questo spray fissante con cheratina Brazilian Keratin, penso col cheratina brasiliano, non lo so, comunque un odore buonissimo. E l'ho pagato tipo 2 euro una cosa di questa. E ho preso poi un gel per capelli al mio ragazzo all'olio d'argan. E poi ci hanno omaggiato allo stand Blink di questo mascara che il packaging è carino perché in latta è fatto tipo fialetta e questo mascara diciamo nero che praticamente va via con l'acqua, allunga un sacco perché io già l'ho provato, veramente mi ha stupito come prodotto e lo voglio provare meglio, voglio metterci pure le fibre anche se devo dire la verità allunga un sacco le ciglia, molto molto buono. Poi sto facendo un trattamento che mi hanno che mi hanno dato da provare lo stand Grande Lash MD, prodotti americani e praticamente questo trattamento che sto facendo che dura tipo 4 settimane ed è questo prodotto qua serve per far crescere le ciglia. E ho fatto la foto del primo giorno, poi arriverò alle 4 settimane, ve la posterò e vediamo se notate qualche differenza. E diciamo sto facendo questo trattamento qui per far crescere le ciglia e serve anche per far crescere le sopracciglia, però io non ho più di questi problemi e quindi lo utilizzo solo per le ciglia. Poi sempre lo stesso stand. Ci ho omaggiato di due prodotti, il grande mascara che è quello che indosso su con il primer ed è davvero una bomba sto mascara, ragazzi, sono due campioncini davvero molto molto valido ed è da utilizzare dopo il trattamento praticamente, sta scritto sopra le varie brochure che ci hanno dato. E poi sempre questo stand qua ci ho omaggiato del grande Lips Mini che praticamente è un campioncino di lip gloss che rimpolpante alla vaniglia. Che ho provato prima del trucco perché poi lo vado a togliere e ci vado a mettere su le varie tinte, rossetto, quello che mi voglio mettere. Poi, oddio, raga, veramente lunghissimo sto video, scusatemi. Allora, vi lascio le parti più belle per ultime, le cose più belle per ultime. Ho comprato queste chia finte qua. Molto molto carine e molto sobrie nel mio stile proprio e le ho pagate tipo 3-4 euro tutte e tre, non mi ricordo. Poi ho comprato, cioè questo merita, ho trovato il produttore cinese dei pennelli Essence nel padiglione non 35, il padiglione 29A 29B, quello là cinese, insomma, dei cinesi insomma o dei coreani e praticamente ho comprato soli 2 euro, no sono esaltata raga perché io vi ho rotto i coglioni per sto pennello e l'ho trovato in fiera a 2 euro. Pennellino di Essence, sono troppo gasata, ci sta Chiara, Federica che possono confermare come mi sono gasata quando ho visto sto pennello e me lo sono comprato raga, la felicità è un pennello questo. E sono troppo gasata, veramente contentissima di averlo trovato. Ho pagato pochissimo. Poi, sempre nei padiglioni cinesi, a proposito di pennelli, vi faccio vedere questo che l'ho comprato per il contouring. Vedete? È fatto proprio tagliato apposta per il contouring. Ed è della marca Loud. L'ho pagato 5 euro. La Cristiana me lo voleva vendere a 10 euro. Ho fatto, ma tu non stai bene, o me lo vendi a 5 euro oppure ciao. E ho comprato sto pennello. Poi, vari campioncini, insomma, della crema Egyptian Magic che ho preso allo stand di BB Cream Italia. Questo olio di cocco che ci hanno dato uno stand della Mazzuri, che è una marca inglese. Poi, campioncini di mascara, lip gloss, primer e
prodotto abbronzante per il corpo della Youngblood, soliti campioncini loro, molto molto carini. Io adoro il loro primer e si può dire, ho ancora il campioncino dell'anno scorso perché lo conservo come una reliquia del primer che ho utilizzato per questo trucco perché mi piace tantissimo. E poi per ultimo, ma proprio perché è il prodotto top, non vi faccio gli sbocci di nulla, ragazzi. Se andate sul mio Facebook, che vi lascio giù nell'info box, o in Instagram, vi trovate le foto che indosso queste tinte. Allora, dalla Splash ho comprato. Questa qua è la tinta famosa che ho pagato 5 euro, perché era rimasta unica e sola ed è quella che mi vedete su. Ovviamente matte ed è della linea Smith & Lip Tint, la Bewitched, Bewitched, questo bellissimo rosa ciclamino, bellissima. Poi ho preso, sempre della linea Smith & Lip Tint, uguale a Federica, il colore Ninfadora, che vi ho postato la foto ieri su Facebook. Poi delle nuove tinte, quelle lì, come si chiamano? Sparkle, no, le Lustre, le Studio Shine Lip Lustre. Ho preso la Evil Queen, che è questo bellissimo colore, già vi ho postato la foto, e anche di questa qui, la Duchess, penso si pronunci Duchess, che tenevo in fiera il lunedì. Poi ho preso della linea sempre Smith & Lip Tint la Spellbound, che è un bellissimo marrone che vira al borgogna scuro, comunque più marrone che altro, vedete? E poi per ultima, ma non per importanza, della linea Lip Couture, le prime proprio tinte che ha fatto, la Criminal, quel viola stupendo. E poi la signora mi ha regalato il balsamino che serve per toglierlo dalle labbra o dagli swatch che si fai sulla mano, perché sennò non si tolgono. Tutte le tinte, eccetto questa, le ho pagate 10 euro, questa 5 euro, perché era l'ultima e io ho chiesto gentilmente se me la poteva fare 5 euro e la signora mi ha fatto 5 euro. Io la volevo morire di gioia e felicità. E niente, ragazze, questo è quanto. Scusate il video che è lunghissimo, ma davvero non so come farvelo in maniera più breve. Ah, poi ho comprato questi glitter per unghie che mi vedrete prossimamente quando vado a farmi le mani a soli 1 euro e sono quelli là super brilluccicosi. Niente. Questo è quanto, questo è quanto. Io vi bacio, mi scuso per la durata di questo video, ma abbiate pazienza, vi ho fatto vedere tutto. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!